tematica importante, il diritto di cronaca, il segreto istruttorio, ecco, perché è fondamentale parlarne? È fondamentale parlarne perché oggi c'è bisogno di un giornalismo che sia attento, ma anche di un giornalismo che sia in grado di raccogliere dalle fonti tutte le notizie utili. Oggi purtroppo la situazione è molto grave perché i giornalisti non sono messi in condizione di poter operare e di poter essere ed applicare quell'articolo 21 della Costituzione, ma anche tutte le norme che riguardano il diritto di cronaca. Naturalmente l'Ordine è attento alla tematica e si farà promotore di una serie di iniziative affinché le fonti mettono in contatto, ma anche mettono a disposizione tutte le notizie per permettere ai giornalisti di poter lavorare e continuare a raccontare il territorio, le storie, ma anche la cronaca di un territorio, di uomini e donne che sono coinvolti. Ufficiale, che Rosario Livatino non abbia mai parlato all'interno della relazione sul ruolo del giudice nella società che cambia, del segreto istruttorio. Ha trattato di tanti altri aspetti legati alla professione del magistrato, tranne appunto anche quello del segreto istruttorio. E come dirò nel convegno, certamente perché il segreto istruttorio per lui è un dato fondante della stessa professione del magistrato. Senza segreto istruttorio, per come concepiva lui il rendere giustizia, non c'è neanche magistratura, non c'è credibilità della magistratura e ci sono purtroppo anche dei danni che possono provenire alla persona interessata, ma anche al corpo sociale, nonché alla stessa credibilità dei magistrati. Quindi è un momento molto importante questo, certamente. È stato detto nel titolo due facce della stessa medaglia, il diritto all'informazione come il segreto istruttorio, ma vedremo che effettivamente i legami sono moltissimi e nel rispetto di entrambi si riesce veramente a garantire una democrazia e soprattutto una salvaguardia per i diritti di tutti. Sì, oggi vogliamo fare ancora una volta memoria del nostro Rosario, ma guardarlo anche da un aspetto diverso, quello che parecchi non sanno, cioè vedere il valore che Rosario dava al segreto istruttorio, tant'è che lui era un amante, se mi fate passare questo termine, del segreto istruttorio, e tanti vostri colleghi spesso lo rimproveravano dicendogli: signor giudice, lei non ci fa lavorare, ma lui diceva che c'è una sottile differenza fra diritto di cronaca e il segreto istruttorio, perché parlare di una persona senza averne contezza di quello che effettivamente succede, finché non si è certi della situazione, potrebbe essere un danno per chi viene giudicato o sarà giudicato.